Perfetto, allora Daniele Mozilla ci parlerà un po' del coaching per quello all'interno del community. Quanti di voi hanno, come dire, partecipato alle sessioni di coaching o hanno fatto lo stesso da coach in qualche sessione? Molto bene, molto bene. Quindi forse questo talk conterrà un sacco di spunti interessanti anche per voi. Se poi fai le slide, però. Ok. Allora. Mi sono detto un tema molto importante, allora ho detto ci serve un'immagine di team che spacca, quindi ho detto davanti all'invitazione ho preso quello più tamarro possibile, quindi stampate bene questa immagine vi serve per capire cos'è il coaching. Allora, non so quanti di voi hanno visto l'invitazione o hanno visto il film, però credo che qualche faccia di qualche attore lo riconoscete, sono tutti famosi, l'ho scelto anche per questo motivo. Ma non tanto per l'improvvisazione, ma per via del team com'è composto, perché come community è importante il team. Quindi perché ho scelto i mercenari inglesi sacrificabili? Perché? Non tanto per il nome del film, ma perché per le persone. Questo bisogna sempre ricordarsi, una community è fatta non dal nome, ma delle persone. Questa è la cosa importante. Ci sono diversi esempi di diversi tipi di persone, perché l'ho detto, forse conoscete qualcuno e forse chi è un proprio esperto dei film capisce il ruolo. Perché che lavorano però la parte interessante, tutti insieme, come abbiamo visto il codice di condotta con le cose che ha detto Luca, si sta tutti insieme. Quindi persone diverse che lavorano insieme. E ognuno di loro ha un ruolo specifico. Questo nella community è importante. Una persona che non si sa cosa fa e che passa da una cosa all'altra non va bene. E ognuno di loro ha degli strumenti, strumenti, chiamiamoli armi in quel caso, però sono strumenti. Ognuno di loro ha le loro cose, chiamiamole così, dove mettono le mani, e questo è molto importante. E come ho già detto prima, voglio sottolineare, perché in questo caso nel film è facile, sono vestiti, hanno delle armi, non sai che ruolo è quello. Nella commedia d'Azzurra forse lo riconosci dalle magliette, cosa fa, però il concetto è quello. Io so che quello ha quel ruolo ed è il mio riferimento, questo è molto importante. Nel film di solito loro hanno problemi tra di loro, succede anche nelle community, però loro quando gli dici di fare una cosa, essendo militari, la fanno. Tu mi dici cosa devo fare, io lo faccio. Il concetto è questo. Per questo è importante avere delle persone che hanno tutti questi punti. Ti servono anche per una questione di fiducia. Il capo non è uno che dirige dall'alto, ma è nel team. È un dettaglio molto importante perché la community ci devi essere dentro, se la vedi da fuori non va bene per niente. Infatti, prendiamoci dal nostro punto di vista, noi non siamo soldati, ma siamo dei volontari. Io l'ho visto dal punto di vista open source, perché open source ha contribuito alla cultura open, che è uno dei motivi per cui noi siamo qui, potremmo dire. Questo concetto di stare insieme con me è nato grazie anche all'open source. Quindi vediamo come punti di vista noi siamo volontari. Quindi noi abbiamo uno spirito completamente diverso da quello del soldato, perché lo facciamo nel tempo libero, altrimenti chi me lo fa di perdere tempo per organizzare un evento tipo questo? Non è che mi paga. No. Cioè io non l'ho organizzato, vorrei dire. Beh, e poi per notizia anche io non capisco che i volontari, qui non ho messo che torciamo un po' lo spirito. E non ho parlato un attimo di me, perché ho subito da capire un attimo il concetto. Come ho detto prima, io vivo in diverse community, ho un lavoro pure io, sì, qui negli uffici qui. E sono un volontario Mozilla ormai da più di 3 anni, sono rappresentante Mozilla per l'Italia, siamo ovvero dei volontari scelti che hanno subito una formazione come rappresentanza per la comunità italiana estera, organizziamo eventi, recruiting, bla 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 bla. Per spiegare un altro programma, bla bla bla, però la cosa importante è che questo coaching ha permesso in Italia di creare il Mozilla Council. Che cos'è? È un team all'interno della community che ha lo scopo di collegare le varie attività di Mozilla, perché voi sapete. Probabilmente sapete che Mozilla non è solo Firefox, ma tutta una serie di cose, dagli standard, Mozilla Scienza, quella dedicata al giornalismo, ci sono moltissime cose, dalle donne, programmi per studenti, così via. C'era bisogno di unire la community con questi programmi, che è quello che poi ti porta alle persone. Quindi abbiamo creato questo team, grazie al coaching. Poi vabbè, sono anche in altre community, bla bla bla, ognuno ha ruoli diversi, diciamo che fino a Wikidolone, diciamo. Fino a che ho ruoli, diciamo, leader, ma gli altri ci sono come presenza, facciamo una veloce, se no non dobbiamo più. Oh, questa è la musica che è partita prima, per sbaglio il telefono, dicevo un bug.
Allora, questi video io l'ho voluto mettere per un tempo, non ve lo faccio partire perché poi forse qualcuno lo conosce, sono bellissimi perché servono a creare lo spirito giusto, quello che ci ricorda perché noi facciamo quello che facciamo, ovvero come volontari. Quindi io ho fatto qui, le slide sono online, c'è anche il link alla playlist, perché questa è una playlist di parodie di Suse, di canzoni dedicate al mondo open source, appunto, sono fichissime. E questa è Everything is Open, che fa capire proprio lo stimolo per farlo partire, ma abbiamo poco tempo, quindi per chi vuole la cosa, la mettere anche con il suo. Basta non fare domande che parte le playlist. Oh. Però non ho ancora parlato di cos'è il coaching. Credo che a questo punto qualcuno di voi l'abbia già capito, perché ho iniziato con il titolo. Il coaching potrebbe essere questo, perché io la prima volta che ho sentito il coaching, perché io vengo da sviluppatore, a me il coaching è stato proposto da Mozilla di leggere un libro, che sono nel participation team, leggere questo libro sul coaching, ma a me la roba di psicologia me ne frega niente, figurati di marketing, che è proprio da programmatore. Quindi quando sono letto per il coaching pensavo a questo, o pensavo a questo, abituati così, il coaching non è né questo né quest'altro. E quindi ho capito, dopo però che l'ho letto il libro, ho scoperto che forse era qualcosa che serviva e che vi consiglio, che adesso vediamo. Non ho trovato un grafico più semplice e più carino, che l'ho scritto orribile, che anche quello forse un po' meglio che il grafico, adesso vi andiamo un attimo di spiegarlo. Ma la faccio semplice, che pure io odio questa roba. Il concetto qual è? Il coaching serve a stimolare, potenziare o, diciamo in italiano, in modo spintaneo, non tanto spontaneo, le persone a fare qualcosa. Però questo deve venire dal leader, non è che le persone si svegliano un giorno, no. Siamo noi che dobbiamo riuscire a capire le potenzialità, questa persona sarebbe perfetta per fare questo, però finché tu glielo consigli, glielo dici, volontario sappiamo che quanti di noi per far partire un'unità hanno reclutato gli amici. Immagina un po', perché servirà un modo spintaneo per partire, perché non è che si sveglia oggi fuori con la mano a loro, no, serve che noi entriamo in contatto, come diceva tu all'inizio. Quindi il coaching serve a stimolare, questo serve per capire come funziona. Noi siamo i leader, quindi abbiamo un ruolo di guida, se no non sarebbe più. Abbiamo anche un po' di esperienza, perché altrimenti perché organizziamo un meetup? Perché sappiamo come funziona e potremmo anche fare noi o quello che è la vita della community. Però facciamo anche coach, che è formazione. Riconoscere queste persone, ovvero se io parlo con una persona capisco già questo è uno sviluppatore, è inutile che gli propongo di fare le campagne marketing su Facebook, gli propongo qualcosa da sviluppatore. Questo significa fare la base primaria del coaching, o saper capire le persone dove ti possono essere utili. E un termine coaching è nato in azienda, voi puntatelo in ambito open source, capirete che funziona nello stesso modo, tanto che noi abbiamo una cosa in più che le aziende non hanno, che noi lo facciamo perché ci piace, è la nostra passione, perché altrimenti, cioè quindi ci mettiamo quel tocco in più che rende molto più diverso, quello che lo mettere quella che è all'inizio. Quindi il coaching fa tutto questo, serve a prendere le persone, farle lavorare in team, seguirle, stimolarle, dire leggi di questo, prova a fare questo, ti fai di fare questa attività, la facciamo insieme, eccetera, non ecco l'elenco delle cose che dobbiamo fare, fatele, no, quello non va bene, si fa tutti insieme, perché noi siamo, ho detto, siamo parte del team. Quindi l'esempio fa la differenza, ve lo dico con l'esperienza. Io ho potuto reclutare tanti ragazzi studenti universitari perché ho visto che io c'ero in mezzo, non perché vado lì a parlare, ho detto venite e poi sparivo. No, sono lì in mezzo, parlano con me, non è che parlano con qualcuno che non hanno mai visto. Noi siamo anche l'esempio. Quindi tutto questo giro di parole per dire quello che insomma dovrebbe fare con il leader, motivare le persone. Questo è un esempio di coaching di Mozilla, qui eravamo a Londra, a Lorenzo, ad attivo. Mozilla piace tantissimo fare queste pareti di post-it. In questo caso vi ha dato un tema, ognuno di noi dove in questo caso era per l'organizzazione di un evento su una specifica cosa, quindi andiamo a dire tutto quello che serve per un evento. Post-it, quattro team, una sala tipo questa piena di post-it. E dopo dovevamo strutturarli in una timeline, poi ci hanno chiesto come di spiegare come funziona, eccetera. Questo è il coaching dal vivo, ovvero dalle persone portare questo approccio in community. Io sono abituato ormai che scrivo, elenco delle cose e poi discuto con gli altri, perché non è che possiamo incontrarci dal vivo, noi siamo una combinazionale, facciamo la riunione online, scrivo tutto e poi lo commentiamo insieme. Però partiamo da un punto, da trovare già del materiale, qui c'è la tenda, una settimana. Però noi siamo italiani e come sempre abbiamo il nostro modo di fare. Io ho pensato che queste slide proprio per il pubblico in italiano, quindi sarebbero subito messe a ridere. Il primo è il lavoro in squadra, qui è a Greccio dove ho, diciamo, con gli amici facciamo qui l'estate, facciamo le pizze.
Non penso sia l'unico che c'ha ogni tanto va nei paesini a mangiare, a sbaffo degli amici, eccetera. Questo è un esempio di coaching, perché abbiamo i due amici che hanno l'età mia, ognuno a loro specifico fa una parte del processo, abbiamo il mio padre del vecchio, che è quello che fa la parte di muore la pizza pronta. Quindi questo è un esempio di coaching, perché lui ha insegnato a loro come devono fare le cose, è sempre quello che dirige, però è quello che si ammazza di più, perché per chi lo sa il forno butta veramente caldo. Però poi si festeggiano tutti insieme i risultati, perché quella è la parte più importante, non tanto abbiamo fatto, ma guardate che abbiamo fatto, perché bisogna gratificare le persone. E poi vabbè, si festeggia anche qui nell'italiana, si festeggia sempre alla fine ancora di più, perché a noi ci piace più di tanto, però questo è importante, festeggiare tutti insieme. Quindi, arrivando al solo, credo che abbiate capito un po' cosa è il coaching. Secondo me è tanta fuffa psicologica per dire quello che già facciamo, però è importante. Quindi ecco qualche consiglio dopo che ho fatto questo coaching nelle community delle Europa. Così. Tutti quanti lavorano insieme. Le community che muoiono sono perché non si lavora insieme. Io ho risollevato la community italiana perché si facevano cose insieme, non perché ero da solo, finché ero da solo non c'era niente. Finché ero da altre persone, facevamo le cose insieme, ci dividevamo le cose da fare, ognuno nei suoi tempi, decidevamo insieme, decidiamo, ho detto, non fare, decidiamo. Perché mettere le persone nei processi decisionali, anche il primo arrivato, dà una dimostrazione di trasparenza, riprendendo il codice di condotta, ma anche che tu fai parte di qualcosa, non che sei l'ultima ruota del carro, eccetera. Ti permette di sapere lo stato della community, che è fondamentale. Come è stato detto prima, se non sai la salute della tua community, quali sono i problemi, come fai a crescere? Tu potrai avere sempre un problema finché non l'affronti, come tutte le cose, e quello rimarrà lì forse peggiore, non è che migliora. Bisogna sapere lo stato della propria comunità e fare le cose permette di saperlo, quello è importante a stare nel comune. Conoscere le persone della comunità, perché è bello quando lo incontri, quante voi è piaciuto trovare la prima volta una persona che ho parlato per mesi via internet a un evento dal vivo. Forse adesso non alzare mai, non abbiamo più, però immagino che non sia l'unico che è stato contento di incontrare persone. Quindi è importante conoscere persone, anche perché in Italia funziona di più. All'estero non c'è tanto questa cosa, mi dico sempre, in Italia funziona il contatto umano almeno una volta e poi stai a posto. Poi la persona continua a parlarci, che tu ci vuoi scambiare email o qualcosa via chat, poi lo incontri dal vivo, stai a posto, siete amiconi per sempre, potete organizzare le cose e non incontrarvi per anni. Ci serve di sapere, di conoscere le persone della comunità, perché lavorate insieme come una squadra da calcio, se non so quello come lavora, chi è, come faccio a giocare. Ecco, prima io trovavo il bug, cioè capita del bug. La persona propositiva, quella che serve alla community, è quello che trova il bug, non è che scrive su Twitter, su Facebook, Firefox fa schifo. Quello che cosa ti porta alla community? Niente. La persona propositiva è quella che noi dobbiamo spintenare, come possiamo dire, come per, non lo so, prendere e servire. Le persone propositive sono quelle che fanno la differenza, perché sono quelle che conoscono il problema e cercano di risolverlo, perché ci tengono. Quelle che segnalano solo il problema, sono persone che gli rosica tantissimo, diciamo così, però non vogliono fare niente, quello è sbagliato, in community noi dobbiamo crescere. Il nostro scopo in community è crescere. E chiedere di partecipare alle discussioni. Io ho visto ragazzi, studenti, che dovevano decidere le cose all'italiano, ma hanno fatto, ma veramente posso dire? E come no, sono loro. Le cose si decidono insieme, sono meglio, tu vuoi dare un punto di vista che noi non abbiamo mai visto. Io per un anno che gestivo il programma studentesco, ma per l'università io non avendo mai fatto l'università, e l'ho gestito come potevo io. Poi sono arrivati studenti universitari e l'hanno cambiato completamente perché ci vivono dentro. Come faccio a gestire qualcosa se non chiedo a loro di darmi una mano? Trasparenti per le decisioni. Mozilla è una delle mie esempi che pubblica di tutto, ma essere trasparenti è importante perché le persone che vogliono entrare nella community trovano quello che voi state facendo. Quindi con loro non aveva problema, ad esempio, che loro non scrivevano i ticket di quello che facevano. Quindi il team si incontrava dal vivo, però io volevo collaborare, che stanno qua, è un problema. Essere trasparenti anche nei resoconti delle riunioni è fondamentale, perché chiunque sa quello che state facendo e dà un'immagine della community completamente diversa, non è la nicchietta che state fatti i suoi, no, trovate tutto. Ed è importantissimo questo, anche perché vi ricordate quello che ci avete scritto, insomma. Non dimenticare mai di dire grazie. Ditelo sempre, perché noi siamo volontari, abbiamo bisogno dello stimolo. E se qualcuno mi dice grazie, vuol dire che ha visto il mio lavoro. Non è uno che è il primo che è arrivato, mi ha detto grazie per quello che fa. No, sa quello che ho fatto, perché nella community ci conosciamo. Grazie è una parola semplicissima e cambia, fa mettere in sorriso le persone. Perché può darsi che io per fare quella cosa ho messo
una settimana a tradurre e poi nessuno se ne rende conto che l'ho tradotta io. Ma se qualcuno dice grazie, almeno qualcuno si ricorda di me, ci sono io. E poi ricordiamoci, noi siamo lontani con gli altri, non è che noi, perché abbiamo esperienza, contiamo di più. No, siamo tutti uguali in condizioni. Tutti abbiamo lo stesso peso, abbiamo un peso diverso perché abbiamo esperienza, quindi possiamo dire la nostra, però ascoltare tutti è importante. Per questo motivo per tutti. Organizzare il programma, spesso, non so perché voi fanno le riunioni settimanali, riunioni, eccetera, il programma lo pubblicano sul momento. No, è sbagliato. Le persone, se sanno il programma prima, si preparano. Se dopo c'è il tempo per un copia e parlerò dell'incontro europeo dei volontari, noi il programma di due giorni, cioè una settimana prima, noi come italiana siamo potuti studiare il programma e organizzarci insieme su come andare preparati. Sapete, noi dobbiamo puntare sul fatto che dobbiamo tradurre tutto. Ci siamo tutti organizzati. Se tu il programma anche per la riunione tra di noi, le persone si preparano e arrivano già pronte su quello che devono decidere. Non è che arrivano sul momento. Ah, e possono anche dirti, portiamo questo punto? E cominciano a contribuire solo pubblicando un 4 punti di una riunione. E le attività vanno preparate, dalla traduzione, organizzare qualcosa, eccetera, programmare. Degli esempi. Voi dovete proporre esempi di attività. Io ho visto che gli studenti universitari, ad esempio, sono trovati benissimo e abbiamo preparato 4 attività diverse, sono partiti e ne sono messi a farne altre simili, perché noi abbiamo dato un esempio di attività. Le persone hanno bisogno di avere lì. E questo è anche il coaching. Dare un piccolo input con attività che poi ognuno di voi sa quali sono le attività che devono fare volontari o che ti servono. E i ruoli, no, le regole, scusate, sono importanti. Il codice di condotta è fondamentale. Mozilla, noi se partecipiamo agli eventi interi, dobbiamo firmare che l'abbiamo letto. Non è un dettaglio da poco, perché siamo sotto la legge californiana. Però va bene, le regole sono importanti, le policy, il processo di lavoro, documentarlo, serve tutto. Per una questione di trasparenza, perché così tutti sanno quello che devono fare, non è che io so quello che sta dove sta lavorando, no, gli ho dato l'elenco su come deve fare i passaggi, assicuro che lo farà così. Sono cose stupide, ma che cambiano la comunità così a così. E poi un altro dettaglio: siamo persone, i feedback, le opinioni, chiedere sempre cosa ne pensate. In questo modo includete le persone. Questo è il coaching. Il coaching se lo definiremo da questo punto qui: chiedere cosa ne pensano gli altri, di qualunque ruolo, ti piace questa cosa? Cosa potremmo cambiare? Perché serve a dargli l'idea, che è vera, che siete una community, non è che state per fatti vostri. Quindi un po' di link nell'ultima slide. Questo è il libro che mi è stato consigliato, il Talk of Coaching. È pensato per l'ambiente per aziendale, voi lo dovete solo trasporre quando lo leggete. Era tipo una sorta di romanzo, chiamiamola così, con gli appunti, eccetera. È molto piccolo, ve lo consiglio, lo trovate su Amazon, eccetera. Questa invece è la Coaching Week for Mozilla, la versione dell'esperienza del coaching che come Mozilla scritta online, la potete leggere, ed è dedicata apposta per i volontari, quindi trovate già qualcosa a voi. Qui poi ho qualche copia, questa è una ricerca perché riguarda il Tocco di Luca, qui sono stati analizzati 27 volontari da tutto il mondo, bello che mi sono ritrovato che ero curioso da questo, senza saperlo, su le tipologie di volontario. Dovete sapere proprio che volontari, questo potrebbe diventare questa regola, faccio fare questo. Sembra una cosa da poco, perché siamo tutte persone che programmano, ma uno programma meglio fare una cosa, meglio fare un'altra. Qui ci sono delle risorse, c'è la versione online da 100 pagine. Questo è un altro libro, Thank You to Boss, ve lo consiglio, mi insegna poi il processo dentro, dai ticket e cose del genere. E poi vi faccio vedere qualche esempio di coaching che ho fatto io. Scrivendo, perché ho detto scrivere è il primo passo, mettere la propria esperienza su carta. Come analizzare un workflow partecipativo? Quella foto che avete visto prima di Mozilla l'ho scritta in italiano, quello che abbiamo fatto lì. Perché così potevo spiegarla agli altri volontari. Quando mi ci è voluto, forse una ventina di minuti, però è un documento che mi raccomando per il futuro, su come bisogna valutare una cosa. Queste sono 7 pagine della mia esperienza su come reclutare e motivare i nuovi volontari. È importantissimo, tutta la mia analisi su come mi approccio io, eccetera. Scrivere queste cose serve agli altri perché non sanno mai da dove cominciare, per quella cosa degli esempi che vi dicevo prima, è importante. Come fare trasportare un talk tecnico come un discorso di 5 minuti? Qui c'è un esempio del mio talk, però trasportato come 5 minuti di talk, senza fogli, slide, eccetera. E come essere un relatore tecnico con le slide, eccetera? Perché a noi ce l'hanno chiesto, non abbiamo mai fatto un talk tecnico. C'hanno paura le persone nel ritardo, adesso infatti vorrei vedere una cosa, però questo talk, su come fare un talk. Ho scritto una guida sulla mia esperienza, quanto mi costa scrivere questa roba? Poco. Può
forse è un po' una noia incominciare, ma poi è utilissima perché ce l'avete salvata da qualche parte e per la vostra community ce l'avete sempre a disposizione. Questo è un esempio di coaching, fornire la vostra esperienza, le persone poi vi contatteranno. Io ho visto questo, ci puoi aggiungere quest'altro, certo, che mi costa aggiungere un'esperienza di un altro? Migliora il prodotto finale che va bene a tutti. E poi questo è un esempio invece di coordinamento della tua working group nel programma Reps, di cui faccio parte, decisionale, che dobbiamo rivoluzionare tutto il programma, facevamo quindi una riunione a settimana per specifici task. Mi sono capitato a faccio parte di due working group diversi, ho scritto un documento su come coniugare i due working group. Quindi è importante scrivere anche questi documenti, perché vi viene anche a te ricordare che come i programmatori che mettono i commenti nel codice, ci siamo quasi, ci servono a ricordare quello che facciamo, tanto che non l'abbiamo mai scritto. E questo è un elenco di come io migliorerei a portare le reps, con tutti i bug che vanno sistemati, quali secondo me sono semplici, eccetera, perché è servito per avviare il processo. Finché non ho fatto questo, Mozilla non aveva mai pensato di rinnovare il portale. Mi sono messo io, ho scritto le motivazioni da sviluppatore, anche perché ho contribuito, mi hanno contattato a fare una piccola riunione per segnare i problemi. Però questo è partito perché un giorno mi giravano tantissimo perché ho trovato un bug, come prima compagno. Quindi è importante fare questo, perché siamo propositivi. Quindi ho finito il talk, pure il demo, dobbiamo pure vedere la musica e la canzone, quindi se ci sono domande, eccomi qua. Ho gli sticker di Firefox per chi gli interessa. Ah, vabbè, solo per i complimenti, perché penso che i concetti che espresso sono semplici però non banali, perché non sono secondo me chiari a, esatto, a sempre a tutte le persone. Sì. Quindi per questo sono studenti preziosi, perché secondo me il contatto diretto appunto con la community è essenziale, cioè non si può pensare a che fare con mille persone con una struttura gerarchica. No, non funziona. Non funziona. Quindi io lo farei con i complimenti. Vuol dire che l'esperienza del coaching è di qualche mese, è cambiata tanto sia così, lo dice lo sviluppatore come prima del marketing, non lo può più vedere, quindi guardate questa roba. Però funziona, specialmente con i ragazzi funziona. Qualche altro? C'è una domanda io. Ok, prima di tutto complimenti per Dolce, volevo sapere, quindi tu consigli alle community per dare il coaching per crescere? Ma anche in modo che le persone non lo sanno, capito? Questi trucchi che ho detto, utilizzarli. Tu stai facendo coaching senza che le persone lo sanno. Quella è la parte più bella, perché tu stai facendo quello che un leader deve fare, chiedere cosa ne pensano le persone. Se io voglio partecipare o organizzare qualcosa, voglio che il mio pensiero valga qualcosa, altrimenti sono solo un ingranaggio. No, noi siamo la squadra di calcio che è gigantesca contro un nemico solo, che è il tempo, che non avremo mai come guida da volontario. Sì, ciao, io ho un'altra domanda, prima ovviamente mi aggiungo alle mille congratulazioni. Tu hai parlato di espandere anche i nuovi arrivati sul processo decisionale. Sì. Io onestamente ho un po', diciamo, paura di questa cosa, nel senso di aprire subito alle decisioni magari importanti, anche di organizzazione. Cioè, la paura c'è, te lo posso dire, però se ti trovi le persone giuste, per quello dico spintare, tu selezionale. Capito? Selezioni le persone, dici ti puoi partecipare, quelle vengono con uno spirito completamente diverso, che è quello di posso dire la mia e cambiare le cose, non voglio solo creare casino. Quindi è questo che dice, se tu ti parti propositivo, le persone non ti vedono come uno che sta cercando qualcuno di dare una mano, no. Vedi, ho bisogno di aiuto, mi vuoi dare una mano? A livello psicologico una persona, perfetto, è cavolo, se me lo chiede glielo do, che mi costa. Quindi non ti devi preoccupare più tanto, lo vediamo, io lo vedo una community consigliataria delle altre. Posso dire che Wiki Turn non faceva niente di tutto questo, sono cambiati da così, ho fatto una riunione a maggio, sono cambiati da così a così, adesso si utilizzano tutti gli altri trucchi che non ho potuto dire, sulla strumenti eccetera, adesso hanno aperto a tutta la community globale le loro attività, e già il fatto di creare ticket, un programmatore che ha fatto sempre programmatore ma non si è mai trovato a gestire una community. Non serve mai così, però devi creare anche ticket sul fatto che stai scrivendo un documento, eccetera, perché le persone non sapevano quello che fai e dire la sua. Quindi non ti devi preoccupare di dare le persone, che tu fai la prima selezione, poi piano piano, quando si crea una mentalità, le persone quelle che creano casino vengono ignorate automaticamente dal gruppo. Quindi bisogna avviare passo passo e poi vedi che funziona. Quindi è importantissimo anche fare la selezione. Una prima selezione almeno all'inizio, quando non sai da dove cominciare, parla. Per dire, se sta sempre come diceva prima Luca, 10 persone, 3 persone, chiediglielo, ti va di fare un talk? Comitato, noi lo facciamo, tampiniamo queste persone che vengono sempre, fai un talk. Siccome dico sempre, non so fare un talk, il Milano ti fa la cosa e dico, come si fa un talk? Così non c'è una scusa, capito? Cioè, bisogna
non dico in modo coercitivo, ma di dimostrargli che loro possono farlo. Ok, grazie. Altre domande? Allora, te le faccio meglio. Vai. Prima si è parlato anche di tempo, no? Se nel fare quello che fai, come fai a bilanciare, a decidere quanto dedicare al coaching e quanto dedicare al fare? Beh, il coaching io lo utilizzo molto dal vivo, perché col fatto che giro molto l'Italia alle conferenze, le persone le reputo dal vivo, io lo faccio dal vivo io questa analisi, quindi io ottimizzo i tempi perché sta in conferenza non giro. Con queste persone io mi sono ritrovato che poi mi hanno cercato online e sono entrati nel gruppo, perché cioè che tirava una ventina di minuti, gli ho dato l'adesivo, però non è dato l'adesivo ciao, no? E tu cosa fai nella vita? Capito, no? Gli dici cosa fai nella vita, ci creiamo un piccolo rapporto, dici guarda, non si potrebbe interessare tradurre questo documento di programmazione. Ah sì, allora gli do una mano, funziona, perché questo fatto del tempo d'arrivo, dato tu sei lì, tempo ce l'hai questa conferenza. Quindi poi quando sono online sfrutto il tempo per organizzare le riunioni, dici facciamo un doodle, scegliamo gli orari tutti insieme, io propongo già il programma già pronto, adesso che faccio una settimana prima quando ho avuto il buco. Poi facciamo la call quando a tutti va bene e tutti partecipano dicendo la loro e funziona organizzare il tempo così. Poi diciamo che adesso organizziamo il tempo per collaborare più community, dipende dal periodo, certe community di più, altre di meno, dipende insomma dalla situazione, però bilanciare il tempo con anticipo e motivare le persone, ma nel tempo sono loro a organizzare le cose. Quindi nel tempo io sono riuscito a delegare, è importantissimo delegare senza preoccuparsi, però glielo dai dando di quel piccolo tocco di più, diciamo. Quindi, e quei libri ti aiutano insomma documenti e fare questa parte. Altre domande? Perfetto, grazie Daniele.